Eccoci ragazzi, ciao, bentornati sul canale. Quest'oggi vedremo, grazie all'aiuto di Freddy che mi ha contattato, il suo nuovo monopattino. Gli è arrivato proprio oggi e questo è quello che è successo oggi pomeriggio. Ora, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, schiacciate sulla campanellina che dovrebbe essere più o meno qui, o qui, vabbè, da uno dei due lati. Vi arriverà la notifica quando ogni nuovo video uscirà. Quindi vi ringrazio e sigla! Questo è quello che troviamo al suo interno, appena spacchettato. All'interno della scatola troviamo anche una prolunga per il gonfiaggio delle ruote, più c'è qualche brugola per i vari serraggi e le viti. Gli è arrivato il nuovo monopattino, diamogli un occhio perché potrebbe essere molto interessante. Allora ragazzi, eccoci qua. Parliamo quest'oggi dell'IVAT R9 Extreme. Extreme perché a differenza del modello precedente ha in più l'ammortizzatore posteriore che adesso vi farò vedere. Velocità non era altissima, 15 km orari, ma frenatura in si è frenato in 1,5 metri. Cos'è? Sì. Eccoci ragazzi, allora adesso arriviamo un attimo alle conclusioni. Il prezzo è di 199 euro. 199 euro è un prezzo buono, allettante, diciamo che per quello che offre è in linea, non si può dire di più. Ovviamente non è il top, non so bene come andrà nel lungo periodo, comunque magari ve lo farò sapere piano piano con un video futuro. Vi posso dire che è arrivato con la scatola dell'imballo che si dovrebbe essere visto poco prima,
diciamo in condizioni buone, buonine, poteva arrivare meglio, gli è arrivato in 48 ore, 48 ore reali, cioè ordine, e dopo 48 ore gli è arrivato a casa. L'azienda è spagnola, quindi dovrebbe rilasciare garanzie tranquillamente, anche se purtroppo online si trovano commenti che non sono proprio positivissimi. Quindi io non so se consigliarlo, ovviamente a vostro rischio e pericolo. Questo è più o meno quello che c'è da dire. O preferirei prenderlo comunque su uno store italiano, o se non questo, magari non si trova, qualche cos'altro. Se volete vi lascio un link in descrizione di una cosa molto simile. Devo ammettere che, allora, lati positivi ce ne sono, perché è un M365, né più né meno. Ha in più le gomme tubeless, che in fondo è una cosa molto buona, perché a differenza della camera d'aria, diciamo che il rischio di forare è molto ma molto minore. In più ha l'ammortizzatore posteriore, un ammortizzatore posteriore costituito da due molle addirittura. Ci dovrebbe essere anche la possibilità di aumentare il precarico, cioè renderlo un po' più duro. Ovviamente a Freddy gliel'ho lasciato in quel modo perché lui pesa 70 kg neanche, quindi perfetto. La velocità massima è di 25 km/h, perché me l'ha detto proprio poco fa, ci siamo risentiti per telefono. La velocità che fa è più che sufficiente, i freni sono comunque freni a disco, quindi validi. E poi cosa c'è da dire? La luce sarà da vedere di notte, io così di giorno mi sembra di aver visto che un po' di luce la fa. Non so quanto sia buono che sia così bassa, secondo me si poteva fare di meglio. Io consiglio vivamente di mettere una luce aggiuntiva. In più, cos'altro si può dire? Il motore sembra spingere bene, nonostante non abbia questa gran potenza. In più, cosa possiamo dire? Possiamo dire che ha una chiusura che sembra più solida dell'M365, è anche più rapida dell'M365. Il peso è ottimo, perché comunque 13 kg li riesce a tirar su tranquillamente un po' chiunque. E niente, è tutto. Penso che per oggi possa bastare. Spero che vi sia piaciuta questa recensione, spero di aver detto abbastanza cose e vi invito a continuare a star connessi con noi, vi invito a mettere un bel mi piace e vi ringrazio di questo se lo farete. In più iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma sono certo che già l'avete fatto. Mi raccomando, se avete domande fatele pure nei commenti, cercheremo di rispondervi il prima possibile. E in più, se qualcosa io non la so, perché ovviamente ho visto per due ore, non posso saper tutto, chiederò a Freddy, che gentilmente mi farà sapere. Già ci siamo messi d'accordo. Grazie e alla prossima.